Se vuoi avere successo nell'allenamento, impara il distacco dal risultato. Ciao, io sono Claudio, mi occupo principalmente di allenamento della forza a corpo libero, ma non solo. Dunque, avere successo nell'allenamento vuol dire raggiungere i propri obiettivi. Poi ognuno ha i suoi, generalmente aumentare la massa muscolare, dimagrire, migliorare la composizione corporea, imparare delle performance e così via. Ovviamente il distacco dal risultato non vuol dire che non bisogna più guardare i propri obiettivi, ma bensì bisogna imparare ad innamorarsi del processo di allenamento e non dei risultati, perché chi guarda sempre e solo ossessivamente a raggiungere i propri obiettivi generalmente lo fa con una visione a breve termine e poi rimanendo solo e sempre focalizzati su questo, dopo un po' si tende ad abbandonare, proprio perché gli obiettivi di solito li si guarda a breve termine. Non si ha pazienza, dopo un certo periodo non si vedono ovviamente risultati, perché i risultati si guardano, si vedono a lungo termine, e quindi si tende ad abbandonare il percorso di allenamento. Mentre se vai a vedere tutti coloro che hanno successo nell'allenamento, è perché in realtà hanno seguito il principio, il fondamento numero uno per avere successo nell'allenamento, ovvero l'aderenza al programma d'allenamento. Nella maggior parte dei casi non si riesce ad avere risultati, avere successo proprio perché non si ha aderenza. Aderenza vuol dire riuscire a seguire un percorso che va ben oltre una visione a breve termine. Tutte queste persone in realtà a un certo punto non guardano neanche più in maniera diretta ai propri obiettivi, che ovviamente a grandi linee vanno a fissare, ma si innamorano, rimangono più affezionati al processo d'allenamento. Anche perché poi gli obiettivi che ti fissi ora poi sono variabili, non te ne rendi conto, ma se ti affezioni di più al processo di allenamento, ad un certo punto, quando raggiungi certi obiettivi che ti eri prefissato, neanche ti rendi conto più di esserci arrivato, perché ovviamente durante il percorso in itinere hai alzato ulteriormente l'asticella. È chiaro che è importante avere le proprie ambizioni, ma è ancora più importante innamorarsi del processo e quindi non pensare ossessivamente ai risultati da raggiungere e soprattutto da raggiungerli nel breve termine, perché l'unica chiave del successo è l'aderenza al programma e questa poi si sviluppa al meglio con percorsi che vanno dal medio termine, quindi minimo un anno in su. Bene, con questo è tutto. Scegli la tua disciplina di riferimento, questo è importante per innamorarti del processo e rimanere aderente al programma. Allenati, seguiti sul mio canale, attiva la campanellina, visita anche il sito della mia Academy perché ci sono delle risorse gratis da poter scaricare per l'allenamento. Seguimi anche su Instagram come Coach Claudio Negro e ci vediamo alla prossima. Ciao!